Comunque, superato il discorso della bontà e la qualità dei dati, mi sono incominciato ultimamente a interessare anche del rapporto, la signora prima parlava di epidemiologia, eccetera, eccetera. L'epidemiologia, qual è il problema, il limite grosso dell'epidemiologia? Io trovo l'inquinamento, come dico, in una battuta. Dico, beh, ma alla fine non è che mi preoccupo di se il sole è inquinato per la salute dei lombrichi, no? Alla fine mi interessa se sono inquinato per gli effetti che può avere sulla salute umana. L'epidemiologia ha soprattutto una base statistica, quindi il rapporto causa-effetto è difficile, diciamo così, determinarlo, per cui lascia aperte tante possibilità, si può dire tutto e il contrario di tutto. Quindi ultimamente con una serie di progetti io sto lavorando cercando di arrivare a una definizione anche del rapporto causa-effetto. Cioè, se io, questo non si può fare per tutti gli elementi, ma certamente per alcuni elementi metallici tossici si può fare, come il piombo, come arsenico, come cromo, che sono comunque dei potenti cancerogeni. E quindi se io trovo in un suolo, sì, coltivo i pomodori, per un discorso ovviamente di trasferibilità, di biodisponibilità, c'è il passaggio dalla coltivazione, ma nei pomodori, da pomodoro arriva la matrice umana. Quindi se io cerco di ricostruire questa catena, arrivando però che devo campionare che cose? Le matrici umane, quali sono le matrici umane? In primo momento abbiamo pensato al sangue, ma il sangue è complicatissimo per il problema etico. Io non sono medico, ovviamente, e gli arrivo fino a stabilire il problema dell'ingestione di quell'inquinante nel corpo umano, poi da lì poi diventa un problema di medicina, non è più un problema a cui posso intervenire io. E stiamo lavorando sui rapporti isotopici, in particolare è stato relativamente più semplice, stiamo utilizzando i capelli. Quindi ultimamente stiamo lavorando in particolare un progetto che abbiamo avviato nella zona del Sarma, che come tutti sanno è una zona anche quella molto potentemente inquinata, e nella zona del cosiddetto triangolo della morte, che sarebbe triangolo Acerra Marigliano Pomigliano, anche lì stiamo facendo delle campionature. In particolare nella zona del Sarma devo dire abbiamo avuto un'ottima collaborazione dei cittadini. Avevamo pensato anche in questa zona dell'agro, nel litorale del sindaco Vizio Flegrea, però abbiamo avuto un po' titubanti, diciamo così, per la situazione ambientale, forse un poco più, non essendo sicuri, dice, ci sarà o non ci sarà poi questa collaborazione. Certamente del colonnello Angeli sì, però ci vuole una popolazione, diciamo, di dati che sia significativa, e quindi a questo punto abbiamo scartato per il momento questa possibilità. Passaggio poi di tutto questo qui, arrivare poi alla scala, diciamo, europea, siamo arrivati alla scala della regione Campania, poi alla scala dell'indagine sul sito, e qui interviene poi il problema della caratterizzazione e dell'analisi del sito per le bonifiche. Sembrerà un paradosso quello che sto per dire, il colonnello Angelo, qualcuno che mi ha sentito l'intervento anche se fortuna non è una novità, mi sembrerà strano, ma io sono diventato, diciamo così, contrario a che si facciano le bonifiche. Perché? Allora io dico e utilizzo questo, diciamo, questo esempio. Siccome lavoro molto anche in Cina ultimamente, con molte analisi, ultimamente per esempio tutti i composti organici li faccio in Cina, perché me li fanno gratis, tra l'altro, con i controlli di qualità. E dico, le bonifiche, ci sono tre metodi per fare le bonifiche, c'è il metodo americano, il metodo cinese e il metodo italiano. Sembra una barzelletta, purtroppo non è una barzelletta. Dice, il metodo cinese, c'è un apparato politico centralizzato che decide per tutti e decide a monte politicamente se esiste il problema ambientale o non esiste il problema ambientale. Politicamente si stabilisce che un sito non è inquinato. Il problema non esiste. Muoiono 1.000 persone, e che problema c'è? L'ha deciso l'apparato centrale, e quindi quello è il metodo cinese. Però vi posso garantire che se poi i cinesi decidono di farlo, anche loro lo fanno. Poi c'è il metodo americano, che è quello più pragmatico, diciamo, quello che vanno in particolare attraverso l'USA, la United States Environment Protection Agency, tutti i protocolli, per esempio, di qualità delle analisi, tutti i protocolli di campionatura sono, diciamo, emanate dall'USA. E si utilizza un approccio, direi, più pragmatico, più che puntare sulla bonifica, si punta molto spesso sulla messa in sicurezza dei siti, perché naturalmente sono coinvolte cifre enormi,
Molto spesso con un'incertezza, con un sul risultato, quindi a questo punto molto spesso negli Stati Uniti si preferisce la messa in sicurezza piuttosto che la bonifica to cure. Noi naturalmente poi c'è il medico italiano che siamo sempre più realisti del re sulla carta. E più realisti del re, naturalmente, noi facciamo, prendiamo i parametri di interventi che sono i più bassi possibili d'Europa. Se l'arsenico per l'Italia è 20, casomai per la Francia è per 25 e per un'altra è 30, noi prendiamo sempre quello più basso possibile perché dobbiamo proteggere la popolazione. Quindi in una prima fase in Italia si tende a enfatizzare molto il problema, a ideologizzare il problema, perché nella prima fase si devono generare le risorse. Allora, c'è una bonifica, i primi inconsapevoli, molto spesso complici di tutta questa operazione sono proprio gli ambientalisti, non perché siano molto spesso inconsapevoli, perché dobbiamo bonificare l'ambiente, bisogna far generare le risorse per fare le bonifiche, eccetera. Una volta che si sono generate le risorse per fare le bonifiche, poi bisogna fare la bonifica, e il problema è chi controlla, e allora qui poi viene il problema, viene meno che il controllore di fatti. Non c'è, o c'è solo sulla carta. Per cui io ritengo che gran parte delle bonifiche in Italia, non voglio dire, ma non sostanzialmente non vengono fatte. Allora, sulla carta vengono certificate, vengono stabilite, sulla carta è tutto a posto, madama la marchesa. Però la realtà poi è ben diversa. Allora dico, in quella seconda fase in cui le risorse poi si sono consumate, si sono spese, si sarebbe potuto fare certamente un lavoro ottimale, ma non è vero, proprio perché mancano, io ripeto, la catena dei controlli. Una democrazia funziona se funziona la catena dei controlli, ma se nessuno è responsabile di nulla, allora si può fare qualsiasi cosa. Ed è quello che sistematicamente, io penso, si verifica. Non a Napoli, in tutta Italia. Se noi andiamo a verificare bene, con opportuni controlli di qualità, fatto secondo protocollo, secondo regolo, sono sicuro al 100% che la realtà è ben diversa. Quindi voglio dire, con questo concludo, perché ovviamente non lasciando la parola all'intervento successivo, sperando di non avervi troppo annoiato sull'argomento. Grazie.